si può parlare di vittoria vera e propria o sarà comunque una sconfitta per la politica americana e per com'è strutturata la politica americana? Dunque, allora ne parlo in classe in questi giorni. Le elezioni sono media event, la categoria è quella del contest, che è una categoria specifica di media event. Le elezioni sono dei sistemi organizzati per creare continuità sociale e politica. Il senso generale della situazione è chiunque vinca, il senso generale delle elezioni in generale è chiunque vinca, le cose andranno avanti, ok? Se vince il tuo candidato sarai felice, se vince l'avversario sai che comunque il mondo, la tua nazione non crollerà, la tua nazione non affronterà una crisi politica perché c'è un cambio, c'è un passaggio di potere. Io credo che in realtà queste elezioni percorreranno lo stesso percorso, per cui in realtà non sarà una sconfitta per nessuno, sarà la vittoria della democrazia e come dire anche della sovranità popolare. È anche questo però il motivo per il quale i media americani e in generale gli analisti politici di tutto il mondo sono preoccupati quando Trump ha detto io non rilascerò il concession speech, cioè non ammetterò la sconfitta se i dati non mi convinceranno. Quella frase lì è problematica perché effettivamente qualcuno ogni tanto lo fa, basti pensare Bush-Gore nel 2000, la Corte Suprema mesi più tardi ha poi diciamo dato la vittoria definitiva a Bush. La cosa problematica è che lui l'abbia detto, cioè che lui si è preparato a questa eventualità, perché quella frase lì, in 2 secondi e mezzo, in realtà un po' rovina appunto questo processo sociale di continuità politica, per cui effettivamente abbiamo delle elezioni democratiche in America, in Stati Uniti, come in Italia e in gran parte, grazie a Dio, del mondo. Ma in qualche modo i partiti dovranno ripensare almeno i loro valori. Sicuramente il Partito Repubblicano è stato in qualche modo soverchiato da Trump e dalla sua logica. Bah sì, 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 sì. Anche se... Dunque, intanto, Hillary Clinton è assolutamente consistente, assolutamente coerente diciamo con l'ideologia democratica del Partito Democratico, quindi i democratici non avranno molti problemi a ritrovare se stessi in caso di vittoria della Clinton. In caso di sconfitta c'è sempre una crisi per il partito che perde, perché deve ripensare se stesso, deve capire dove ha sbagliato. Ecco, se vincesse Trump, diciamo che sì, il Partito Repubblicano, molti esponenti già si sono diciamo distaccati da Trump, negando l'appoggio. Il Partito Repubblicano deve ripensare se stesso un po' in ogni caso. Dopodiché io non sono particolarmente sorpreso dell'ascesa di Trump, perché non so chi se lo ricorda, ma fu un fenomeno piuttosto rilevante. 4-5 anni fa ci fu l'ascesa del Tea Party, cioè della frangia diciamo più estremista del Partito Repubblicano. In effetti Trump è un po' figlio di quel, per alcune cose, non per tutte, è un po' figlio di quella roba lì. Cioè chi si è sorpreso, e Trump inoltre partecipò alle primarie repubblicane nel 2012, per cui voglio dire, chi si sorprende di questo funghetto comparso dal nulla, Trump, non si dovrebbe tanto sorprendere, c'è una narrazione continua.